Modellisti galattici, bentornati nella clinica del Doc. Con questo video inauguro la seconda stagione, diciamo così, di tutorial. Infatti, oltre ai consueti video come il precedente sullo scavo famelico, un po' più estesi, diciamo così, in cui vi mostrerò come dipingere una miniatura dall'inizio alla fine, troverete più spesso anche dei video più brevi, one shot, diciamo di 5 minuti, in cui vi farò vedere una particolare tecnica o un particolare dettaglio. Una cosa importante che voglio ricordarvi è che per questi video ho assolutamente bisogno di voi. Infatti, commentate qui sotto il video, oppure sulla pagina Facebook, oppure sulla pagina Instagram, scrivendo cosa vorreste vedere, come tecniche, come modelli, come superfici. Se c'è qualcosa di particolare che vi interessa vedere, scrivetemi. Nel primo video di questa stagione, richiestomi dal buon Andrea Epis, vi mostrerò come dipingere un incarnato umano. Il primo colore che applico è un vecchio colore della gamma Sita del Foundation, il Talan Flash. Potete usare, che è molto molto simile ma è un layer, quindi serviranno più passate, il Cadian Flash Toner. Anche in questo caso, comunque, ricordatevi il vecchio adagio del più passate diluite sono meglio di una spessa, quindi anche se sono su base bianca potrebbero essere necessarie un paio di passate di Talan Flash. Dopo un paio di passate diluite di Talan Flash vedete che il fondo è omogeneo, liscio e pronto per i colori successivi. Il colore che applico ora è una lavatura, ovvero il Raylan Flash Shade. Stendo questo colore non tanto perché voglio ombreggiare con la lavatura, ma perché mi serve come guida per i passaggi successivi. Lo prendo direttamente dalla boccetta e lo applico sul volto. Come al solito, attenzione a non farlo depositare in eccesso, quindi se si deposita in alcune zone, conviene sempre spostarlo con il pennello. Il Raylan Flash Shade è asciutto e sono pronto quindi a passare allo step successivo, ovvero iniziare a lumeggiare. Il colore che utilizzerò ora è il Cadian Flash Tone, non il Talan Flash di prima, perché il Cadian ha una concentrazione leggermente ridotta di pigmento, secondo me, quindi è perfetto per creare lumeggiature graduali. Quindi cerco di concentrare le luci sulle parti più in rilievo, lasciando quelle più scure in ombra. Quindi, per esempio, qui, cercando di tirare il colore e di non lasciarlo depositare. Ora potete vedere come dopo una lumeggiatura giusto tratteggiata, abbastanza spannometrica, di Cadian Flash Tone, già il volto ha cambiato aspetto. Quello che bisogna fare adesso è cercare di ammorbidire tutti i passaggi di colore. Quindi, per ammorbidire il passaggio tra la lavatura di Raylan brutale, che qui si vede effettivamente molto marcata, e la lumeggiatura appena passata di Cadian Flash Tone, applicherò delle velature, quindi colore molto molto diluito, di Bookmas Glow, concentrandolo soprattutto nei recessi e tirandolo verso le zone in luce, così da ammorbidire appunto la sfumatura del colore. Vi faccio vedere per esempio sul naso quello che intendo. Ho
ho terminato le ombreggiature con le velature di Bookman Glow e ora posso stendere una seconda lumeggiatura, questa volta con il Kislev Flash. La concentro soprattutto sulle zone in rilievo, quindi per fare l'esempio sempre del naso o delle palpebre. Qui. Qui e magari tirandolo anche un pochino per ammorbidire l'effetto. Qui in alto. Ovviamente, se vedete che la lumeggiatura è troppo marcata, nulla vi vieta di riprendere un pochino di Bookman's Glow a velatura e di ammorbidire il passaggio. E dopo aver lavorato un pochino con il Kislev Flash, vedete che le sfumature sono decisamente più morbide rispetto a prima. L'ultima cosa da fare, per poter poi definire finito questo volto, è applicare un'ultima lumeggiatura in aree molto molto ridotte con il Racard Flash. Si tratta prevalentemente di puntini o lineette, giusto per accentuare ulteriormente le aree più in rilievo del volto. Per esempio delle lineettine qui, qui sulle palpebre e sulle occhiaie, oppure qui sull'arcata sopraccigliare e sulle rughe sulla fronte. E dopo aver applicato il Racard Flash giusto in qualche puntino strategico, diciamo così, il volto è finito. Questa ricetta ovviamente è applicabile a non solo al volto, ma a qualunque incarnato umano, quindi per esempio sugli ogre, sui fair layers, su magari dei modelli di Nargle con aree di carne ben esposte che non volete dipingere con una tonalità arancida. E quindi questo è quanto. Spero che il video vi sia piaciuto, sia stato utile. Se volete vedere altri video, se avete richieste particolari, scrivetele qui sotto. Per esempio, se volete vedere magari un incarnato più avanzato, questo alla fine era un incarnato, diciamo così, da gioco, magari, che ne so, come si dipingono la barba, i capelli, come si dipingono i tatuaggi, come si fa il naso rosso dei nani ubriachi o cose simili, lasciate un commento qui sotto. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, quindi di cliccare sulla campanellina per attivare tutte le notifiche e ricevere ogni nostro video. E come sempre, alla prossima! Ah, dimenticavo! Doc Lico riceve solo il suo appuntamento.